Salve a tutti, io sono Giovanni, per Letture Metropolitane spesso e volentieri parlo di fumetti e sono molto contento di avere accanto a me in questo momento, mantenendo tutte le distanze di sicurezza possibili e immaginabili, Lorenzo Palloni Ciao. e Martoz. Ciao. Loro mi hanno assicurato che sono a distanza di sicurezza, ma comunque siamo in fase 3, quindi non c'è nessun problema. È in prospettiva, è come fotografi che fotografano in prospettiva, quindi sembra che siamo vicini, in realtà sono 6 metri. Perfetto. E sono molto grossi. Stiamo parlando, anzi parleremo nei prossimi minuti di questo bel fumetto che troverete nel video di fumetteria, ma anche in libreria, grazie a Feltrinelli Comics. E sono particolarmente contento di tornare a parlare con Feltrinelli Comics per due motivi. Uno, per ovviamente la storia che tra poco vi racconteranno, perché così non farò spoiler, perché ho una terribile fobia di questa cosa, ma soprattutto perché l'ultima volta che ho parlato con autori Feltrinelli Comics era per questo. Ah, cavolo! Cronache d'Ariace a casa nostra, anzi a casa nostra, Cronache d'Ariace di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, sembra, in qualche modo, l'antefatto di Terra Nera, che con un gioco così. Però è veramente interessante per due motivi. Uno, perché evidentemente Feltrinelli Comics ha un occhio per scegliere gli autori, ma anche una certa attenzione a stare sul pezzo, perché questo Terra Nera sembra scritto ieri, ma non soltanto per il movimento Black Lives Matter, ma anche per le campagne, anzi l'attivismo, comunque le operazioni che sta facendo in questo momento Aboubakar Soumahoro in questo mondo, non nel mondo delle idee e dei fumetti. È veramente molto interessante vedere quanto una storia di avventure o un'avventura, una storia di fiction come quella che hanno realizzato i nostri due ospiti si sembri veramente oltre che plausibile, completamente vera. Come vi siete approcciati a questa storia? Dateci un po' di riferimenti temporali perché appunto prima parlavate di prospettiva, sembra che è molto vicina a noi. Allora, ti dico, noi abbiamo cominciato a lavorarci, proprio a entrare in produzione l'anno scorso, quindi durante il cosiddetto Conte 1, il primo governo Conte, in pieno delirio salvinista, se si può dire così, ovvero in un momento di veramente di violenza nei confronti dei migranti, che era abbastanza impressionante. L'idea però viene da molto prima. È tutto abbastanza, è una concatenazione di eventi abbastanza casuale, ma precisa. Io avevo letto degli articoli su alcuni misteriosi incendi di discariche nel sud Italia, ma tipo 2 o 3 anni fa, una cosa così, neanche mi ricordo precisamente dove e quando. E mi ero immaginato questo piccolo commando, appunto, che andava in giro per le discariche a incendiarle per conto della camorra. E poi quando ho raccontato la storia ad Ale, insieme abbiamo messo insieme, diciamo, i puntini, il fatto che fossero. Che chi facesse questo viaggio fossero dei migranti guidati, fra virgolette, da un camorrista che li teneva prigionieri, diciamo, ostaggio. E quindi siamo riusciti, diciamo, almeno nelle nostre intenzioni, a fare un concept di una storia che mettesse insieme un qualcosa di intrattenimento, diciamo, un crime, come si suol dire per il genere, ma che raccontasse in realtà l'Italia. Il nostro obiettivo era fare una fotografia dell'Italia del momento, che è, secondo me, la fotografia dell'Italia di oggi, e che è una cosa preoccupante. Sbaglio. È abbastanza preoccupante ed è anche preoccupante che a un anno di distanza siamo ancora da capo a 12, nel Eh senso sì. che il motivo per cui siamo rimasti sull'attualità è che le cose non cambiano, cioè che noi abbiamo questo problema praticamente endemico, il Sì. problema con la diversità, con i migranti, con l'integrazione, e quindi non siamo noi che siamo sul pezzo, Ecco, è il paese che rimane fermo. ahimè, è quello. Mi avete anche dato una mano per tracciare la storia senza dare troppe anticipazioni. Hai appunto inserito l'argomento crime, quindi non è molto distante rispetto all'opera di Rizzo e Bonaccorso, perché stiamo parlando di una storia, quindi c'è Sì. un inizio e una fine, non è un esperimento documentaristico. C'è appunto dei personaggi ben connotati e che operano in una scacchiera, e appunto a tutto parte da una situazione di immigrazione, un'organizzazione camorristica,
prende tre migranti, che tra l'altro tre personaggi particolari, per un motivo che magari per regalarvi la sorpresa delle prime pagine non dirò, però queste tre persone vengono poi buttate sostanzialmente dentro una macchina dove al volante c'è un tizio che si fa chiamare Babbo Natale e non è per niente simpatico, ma ha sostanzialmente un gran faccione barbuto e una pancia. Tra l'altro fa strano, e con questo tra l'altro vi lancio la palla per parlare un po' della musica che sentiremo tra poco, fa strano che un personaggio terribile come il vostro Babbo Natale ascolti in questa situazione Peter Gabriel. Sì, lui è un grandissimo fan di Peter Gabriel, soprattutto dopo che ha lasciato i Genesis, quindi quella è la parte più bella secondo lui della sua produzione. E mi piaceva che in realtà un personaggio, in realtà quando è che sono belli i personaggi negativi? Quando hanno un barlume di umanità, quando capisci che non sono completamente negativi, che non sono l'imperatore di guerre stellari, che non sono una cosa disumana, perché purtroppo sono esseri umani, sono vissuti e cresciuti in un sistema. Io volevo che Natale fosse una persona assolutamente inadatta a quello che fa poi il camorrista, perché è quasi un pasticcione, non un termine comico in realtà, fa dei guai seri che rischia, per i quali rischia la vita, e tutto comincia da lì. L'idea base è il fatto che lui ha l'ultima possibilità per salvarsi la vita e fare questa missione, ovvero andare da sud Italia, nord Italia, a dare fuoco a certe discariche, però da solo non può farcela, appunto come hai detto te, perché è un pancione, perché ha la barbona, perché non è una persona atletica, ha bisogno di qualcuno che possa aiutarli. Prende tre ragazzi da un campo, da un caporalato, di un paesino inventato in Puglia, che è San Germano il Fiore, ti ricordi? Non esiste, però l'abbiamo inventato. Ti ricordi quando siamo andati a San Germano il Fiore? E volevo che fosse un po' umano. Lui doveva essere, diciamo, l'esemplificazione dell'italiano medio, ma non solo quell'italiano medio, ovvero quello onesto che lavora, ma anche tutto il resto, il pieno di vizi, pieno di cattiverie, di angustie. Quindi doveva essere veramente il male assoluto, e questi ragazzi dovevano confrontarsi con lui, che doveva fargli da mentore all'interno di una terra completamente distorta e fuori di testa, come era l'Italia, come l'Italia del libro e come l'Italia di oggi. Poi banalmente il personaggio di Natale risulta più interessante proprio in virtù di questo mistero, cioè che lui in un paio di occasioni tira fuori qualcosa che non ti aspetteresti da un camorrista così sciatto. Sì. Sembra colto, sembra avere degli interessi e suggerisce qualcosa di misterioso, cioè un background complesso, e quindi è più affascinante. Che casualmente in realtà c'è, nel senso, io per esempio i personaggi li scrivo sapendo la vita che hanno fatto, perché poi almeno venga fuori attraverso la lettura una sensazione di qualcosa che effettivamente sono, però senza sputtanarli troppo, diciamo, se posso usare questo termine. Parlavi di una situazione straniante in un contesto assolutamente molto strano. Natale è un italiano perfetto, cioè con le sue assurdità nella sua normalità, quindi potremmo tranquillamente incontrarlo tutti i giorni sotto casa. Questa fa molta paura. Inquietante come cosa, sì. Martoz, è stato strano leggerti in un formato, tra virgolette, così piccolo? Cioè, il formato di solito, almeno la tua pagina di solito è più grande, se non addirittura Mura o Muri o Murales. Com'è stato, se c'è stato, una sorta di crop del lavoro per il formato scelto dal editore, oppure se c'è stata una modulazione per entrare nella storia in maniera differente? Dunque, all'inizio, diciamo che è il secondo libro che facciamo insieme con questa impostazione, quindi il trauma l'avevo già superato. Okay. Però all'inizio è stato difficile perché avevo un segno molto ricco, molto denso, ipernarrativo, e questo stampato in piccolo crea problemi. Cioè un disegno troppo particolareggiato stampato in piccolo risulta fastidioso all'occhio. Quindi ho dovuto semplificare. Però in realtà, dato che l'arte del fumetto non è disegno e non è street art, è un'altra roba, è proprio un disegno fatto apposta per il fumetto. Madonna, hai imparato ragazzi, è molto sintetico, quindi non sono disegni, è proprio un'altra roba, devono essere funzionali. E quindi andando a sintetizzare, alla fine il formato piccolo mi è stato addirittura utile, perché ho iniziato a lavorare in A4 e stampare in 17-24 è stato utile, perché
potevo ridurre addirittura, cioè lavorare in A4 è abbastanza difficile perché è un formato piccolo, però mi permette di essere sintetico e poi addirittura di stamparlo un po' più piccolo così non si nota, perché neanche si può, questo è un tecnicismo, però neanche si può disegnare in A4 per stampare in A4, No, questa è una sorta di... sbagliare. Sì, vabbè, fa parte della prassi, insomma, è Sì, complesso, sì. deontologia. E quindi in realtà poi mi ha fatto gioco, cioè dal trauma sono passato all'apprezzare questo formato perché diciamo che è perfetto. Se cambiassimo il formato dovrei un po' ricambiare il Sì, metodo. c'è da dire anche che Ale ha subito un secondo trauma, non soltanto il formato, ma La gabbia. bellissimo, l'ingabbiamento. Esatto. Che è la parte che, dove io ho goduto di più perché è da sempre che voglio imbrigliare Martoz in una gabbia bella solida e questa era la storia giusta perché nella prima che abbiamo fatto insieme Instant Elsewhere che è uscito per Shockdome 2 anni fa era, un po', era diciamo una storia più anarchica e quindi non aveva la necessità di queste rigidità. Invece una storia ambientata in Italia, dritta, semplice, pulita come doveva essere questo, poteva essere ingabbiato e poteva essere ingabbiata anche Ale, che io sapevo avrebbe reso al massimo ingabbiato proprio in virtù del caos che regna nelle sue vignette, nei suoi disegni. Quel caos imbrigliato diventa storytelling puro e secondo me è il libro migliore che abbia mai fatto Ale proprio per questo motivo, perché è stato regolarissimo, marziale quasi, un Martoz marziale ed è per quello che secondo me ha reso tantissimo. Sono molto d'accordo con quello che dici. Il lettore metropolitano si prefigge di leggere non, e giudicare i libri e i fumetti non solo in qualità o in stelline, ma in tempo di percorrenza quasi, in fermate che ti servono per leggerlo. Il vostro Ternera ha al massimo 20 fermate, ma non perché è troppo grosso, è per non berlo troppo velocemente. Eh sì. Se volete fare proprio un autovelox della mia lettura, io sono un lettore lento e l'ho letto in 60 minuti neanche. Ok, perfetto. Veramente molto Era utile, è stata una bella quello che lettura. speravamo. Sì, era quello che speravamo. Volevamo che fosse un viaggio molto veloce, tipo un qualcosa di soffocante che in un attimo speri di arrivare alla fine e te devi soffocare con loro, con i ragazzi che sono ostaggio di questa cosa immensa che poi è l'Italia. Perché fondamentalmente loro non sono tanto ostaggio di Natale quanto del paese stesso. Infatti, anche se cambiano mezzo di locomozione, comunque si trovano a sentire, senti che puzza, ma che fanno, non si lavano, per esempio. Esatto, sul Lorenzo, tu che treno. sei uno dei papà di Mamma Aiuto, che fa Sì. furore anche online, questa storia avrebbe, come sarebbe stata se l'aveste pubblicata su internet? Quali aggiustamenti o cosa avreste dovuto cambiare completamente? Allora, per pubblicare una cosa online, secondo me ci vuole che il formato richiami in qualche modo la storia. Quindi probabilmente sarebbe stata una storia da raccontare in orizzontale. In virtù del viaggio che fanno, sarebbe stata una cosa a scorrimento, secondo me. Non tanto da pubblicare su mammaiuto.it, che è una cosa ovviamente a scroll verticale, però mi immagino un qualcosa a scorrimento in modo che uno potesse seguire la station wagon piena di esplosivi nelle varie tappe. E poteva essere un'idea, effettivamente, non ci avevo mai pensato. Ma Lo strumento magari. platform. Faccio parte di Mamma Aiuto. Ma certo che non ti vorremmo mai, mamma mia, ci Non mi fai hanno schifo. voluto. Manco i festini. Esatto. Ma sei sempre con noi a fare casino, ma cosa sta dicendo? Persona Parliamo orrenda. appunto a proposito di festa. Vi ho chiesto, visto che chi ascolterà questa intervista su Radio Elettrica avrà anche un plus. Se chi ci guarda su internet vede le nostre facce, per metà, per quanto mi riguarda, non è il granché, ma per voi può essere una cosa notevole. Gli ascoltatori di Radio Elettrica potranno anche ascoltare la musica di Carolina. Avete scelto due brani, io ne ho aggiunto un altro con Peter Gabriel che ci ha preceduto. Cosa e perché avete scelto queste due cose? Allora, io ho scelto Tom Rosenthal, che è un cantautore americano, diciamo abbastanza moscato, quasi nessuno lo conosce, con There is a Dark Place. Perché è un qualcosa che, non lo so, mi risuonava in testa, che ho scoperto quando ho cominciato a scrivere Terra Nera e che mi risuonava in testa quando la scrivevo. E in un'eventualissima, mai, ma chi lo sa, non accadrà mai, versione cinematografica, secondo me starebbe benissimo nel trailer. Ok, Appunto, poi di all'ascolto questo. segnate. Ecco.
Invece Ale? Io ho scelto We Shall Overcome, in realtà solo perché so che è una canzone simbolo della lotta contro il razzismo. Poche persone impegnata. Quindi in realtà non è una questione di cultura, è semplicemente che è un po' un cliché di questo tipo di lotta qua. E in alternativa Aretha Franklin, perché ho detto semmai che lei, la sua canzone sul ponte dell'acqua... Qual è? Dell'acqua mossa, come si dice in inglese, Trouble Water. Trouble Underwater. È una delle canzoni più belle della storia, secondo me. E che ha senso... quella, infatti. Ok, perfetto. Dai, grande. Meglio. Quella è una canzone che anche quella, secondo me, sta bene con le tematiche di Terra Nera. Perfetto. Bene, vi ringrazio veramente tanto, speriamo di vederci presto, perché in questa versione Zoom, sia dell'intervista, sia del chiacchierare, è comunque limitante. Vi ringrazio veramente tanto per questo racconto. Terra Nera. Ripeto, a parte Feltrinelli Comics, vi sta aspettando in libreria e nelle migliori fumetterie. Lasciate stare Amazon perché sono brutti, sporchi e cattivi. Bravissimo. Grazie. Molto bello. Grazie, buona ciao, serata. Grazie mille Giovanni. Ciao, grazie. Ciao.